Ti fideresti mai di uno sconosciuto? Io no, ma oggi dovrò farlo comunque e ora ti spiego il perché. Dopo quasi un anno ho deciso di creare una nuova linea di abbigliamento con il mio brand. E quindi io e il mio braccio destro, non questo braccio, ma il mio braccio destro umano, ci siamo messi all'opera. Abbiamo pensato ai vestiti, quali, quanti, di che colore. Cercato i designer, provato più grafiche, trovato un produttore, provato i campioni, le confezioni, le foto, il sito. Ma ci mancava ancora qualcosa, un video per pubblicizzare il tutto. Ed è qui che mi si è accesa la lampadina. Anziché pubblicizzare il merch come tutti gli altri, l'avrei fatto in maniera originale. Mi sono ricordato che 3 anni fa ho visto un video in cui uno youtuber di nome Daniel Schiffer aveva inviato delle clip a degli sconosciuti su Fiverr. Tra poco ti spiego cos'è. Gli aveva fatto creare un video con quelle clip e dopodiché aveva reagito a quei video per capire quale fosse il migliore. Io farò lo stesso. Quindi questo è il piano. Step 1, registrare tutte le clip per lo spot. Oggi è venerdì, sono con la crew. Step 2, trovare 5 editor di fasce di prezzi differenti su Fiverr. Che cos'è Fiverr? PS, il video non è sponsorizzato. Fiverr è una piattaforma online in cui si possono trovare esperti di qualsiasi ambito: grafici, fotografi, produttori, programmatori e anche editor. E dopo aver fatto un po' di ricerca, ho trovato i miei 5 editor. Allora, mentre ti presentavo gli editor, volevo farlo fuori, tipo cambiare location ad ogni editor e fare una roba super figa. Ma fuori piove, anche se è luglio, porca troia. E quindi lo faccio senza maglia e ti faccio guardare i miei capezzoli. Ecco i 5 editor. Numero 1, Mohamed Rashid o Rashid, non so come si pronunci. L'ho scelto prima di tutto perché trovare degli editor decenti in questa fascia di prezzo è abbastanza complicato. Infatti l'ho pagato solamente 32 euro. E il secondo motivo è che lo conoscevo già come editor. E i veri fan del canale, chi c'è da più di 2 anni, sanno anche il perché. Secondo editor, Az. L'ho scelto perché nel suo video di presentazione aveva degli effetti in cui cambiava il colore delle cose che erano pazzeschi, veramente veramente fighi. Prezzo 73 euro. Terzo editor, Creative Hub. Penso che sia un team di editor o quasi uno studio, ma il loro video di presentazione era esattamente come mi immaginavo sarebbe venuto il mio spot, quindi li ho scelti e li ho pagati 101 euro. Quarto editor, Fox Studios, mi piaceva il loro nome. Prezzo 151 euro. E infine quinto editor, il loro nome non mi piaceva affatto, non so neanche come si pronunci, Pritchi, non ho assolutamente idea. Il loro video di presentazione era una cosa talmente tanto figa che non la so spiegare. Faglielo vedere. Ecco, io come ho visto questa cosa mi sono emozionato. Prezzo 267 euro. Ora che sono ufficialmente povero, continuiamo con il piano. Step 3. Inviare le clip, la musica e tutte le informazioni necessarie per creare lo spot agli editor. Step 4. Pagarli. E infine step 5. Aspettare. Bene, è passata una settimana, mi sono arrivati tutti i bellissimi lavori degli editor di Fiverr, anzi non tutti perché mi sono arrivati 4 video anziché 5. Con un editor ho avuto seri problemi di comunicazione, tanto che io gli dicevo: ehi amico, ho bisogno dello spot, e non mi rispondeva. Ho bisogno dello spot e non mi rispondeva. Ho bisogno dello spot, allora gli ho detto: fottiti. E quindi reagirò ai video di 4 editor diversi. Anzi non reagirò, reagiremo, perché con noi abbiamo un ospite speciale. Oppa! Il faraone, vuoi presentarti? Anche secondo me, un ottimo modo stato, di presentarsi. È stato bello. No, lui è il mio filmmaker, quindi sicuramente è più competente di me in questa materia. Sai cosa andiamo a fare? Sì, sarà una carneficina. Esatto, non essere troppo cattivo. L'idea è che noi vediamo gli spot, gli diamo un voto e poi associamo ogni spot che abbiamo visto al nome di un editor. Ok. C'è una cosa che non abbiamo detto, ovvero che noi, almeno io non ho visto, neanche tu, non abbiamo assolutamente visto niente dei video perché non dovevamo spoilerarci come sarebbero stati, chi sarebbe stato, altrimenti alla fine avremmo già saputo di chi era il video che abbiamo visto. Quindi il signor Daniele Scrazzolo ha fatto un super lavoro, ovvero ha rinominato i video. Come li hai rinominati? Spot 1, 2, 3 e 4. Sei molto, molto creativo. E quindi noi apriremo tipo lo spot 1, non sapremo di chi è, lo vedremo, e poi indovineremo di chi è. Ok, esatto. Grazie, è finito il tuo lavoro. Devo... Puoi andare via. Sei emozionato? Sono abbastanza emozionato. Yo! Subito mamma così! Mia! Subito così, vecchio! Mamma mia! Subito così, voglio rivederlo. Che effetto! Mi piace la bello. Velocità. Bello, sì. Mi piace la velocità.
Ok, lì c'era un magheggio con la musica strano. Non so se l'hai sentito. C'era un po' un magheggio che si sentiva. Riprese top, PS, eh. Ah, è vero. Lì c'era probabilmente aveva quasi finito la musica e per non far partire, sì, il drop ha, esatto, ha dovuto fare il magheggio un po' male. Delusissimo dalla fine. Sia chiaro, il tempo è poco, i fumogeni sono stati tanto brevi. Avrei speso più tempo sul fumogeno che magari la corsa. Sono tanto deluso dalla fine, vecchio. Tanto deluso. 7 più una cosa del genere. Sì, ero deciso tra il 6 e mezzo e 7. 7. Spot 2. Carina. Carina. Ci sta. Carina. Gli ha fatto una cosa non un so posto. Cosa abbia perché cazzo, cazzo è cazzo è uomo Mi è piaciuta questa transition, non so perché, se forse c'era già un movimento di camera, ma mi è piaciuta questa che boom è dentro in studio. Non so, mi è ispirata. Rivediamo. Il resto del montaggio non mi sta facendo impazzire. No. Cioè, è un po' fuori tempo. Sì, esatto, è un po' fuori tempo, bravo. Ecco, sembravo Elon Musk qua. Mamma mia. Sembravo Elon Musk. Spostati Elon Musk. Non so, ha preso la clip di io che lo accenno con la faccia stupita. In un certo senso magari un po' ci sta, eh. Sì, non so perché il mood è tipo serio. Ci sono io così, sì. Stavo rischiando di bruciarmi la vita. Ma vediamo. Bello. Yes sir. Secondo te meglio o peggio del primo? Io ti direi un pelo meglio. Sì? C'erano tanti... No, cazzata. C'erano tanti momenti in cui non era tempo, sì, in cui ha fatto tagli strani, gli è scappato un frame nero tra una transizione e l'altra, non so se era intenzionale oppure no. Sì, tu hai detto che sei buono con i voti, li stai massacrando. Ma se questo abbiamo dato 7, 6 e mezzo ci sta, secondo me. 6 e mezzo, così. Quindi abbiamo 7, 6 e mezzo, non sono dei risultati troppo... Non è stato super entusiasmante. Esatto, non c'è ancora stato il video che... Porca troia, yes. Apprezziamo l'impegno. Spot 3. Sarà lui o non sarà lui? Speriamo. Yo, vecchio! Vecchio! Allora, ha iniziato in studio. Si è iniziato in studio che non c'entra, cioè, un cazzo. A livello a livello temporale non ha assolutamente nessun senso, perché sei già in studio e poi vai a casa e prendi la maglietta. Esatto. Ma secondo me l'ha fatto così giusto per avere quella transizione di figa. Può essere? Può essere. E ha sfruttato il drop anche. Altra cosa. Flow del video non era male, non era malvagio. Zoom, transizioni, non ha usato nessuno slow motion, per purtroppo. Voto 7 e mezzo. 7 e mezzo. 7 e mezzo, proprio senza pensarci. PS, esatto, adesso facciamo tanti commenti, Christian. Quanti anni ha quest'uomo? Vi do 5 opzioni diverse:
19, 24, 27, 32, 35. Procediamo con il quarto e ultimo spot. 56 secondi. Gli avevo detto tieniti tra i 30 e i 40. Vediamo. Prima cosa. Prima roba. Perché cazzo c'è scritto preview? Cercheremo di ignorarlo e fare finta che non c'è. Ok. Ok, il drop l'ho usato. Ti dico, non i mi hai i tagli sono abbastanza giusti, ho usato transizioni, però non adoro quelle transizioni glitchate. Sì, 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 ma sono troppo non c'entra niente. In più, se me la usi, secondo me mettimi il suono di il glitch, sai? Molto figo il concetto, Molto figo che abbia messo la scritta inarrestabile su me che corro. L'ha tenuta a lungo, però not bad. Fai finta che non ci sia quel preview. Ha delle cose positive, ha delle cose negative, sicuramente. Sì, ha usato troppissimo nelle transizioni, robe... che non c'entrano niente, vero? Sì. Secondo me, quest'uomo si merita un 7 più. Diamoglielo questo 7 più. Ok, è arrivato il momento della verità, il momento in cui dobbiamo capire chi ha creato i video. 6 e mezzo, 7, 7 più e 7 e mezzo. Adesso, hai un'idea di chi ci ha fatto cosa, insomma? Partiamo dal voto più basso. Vai. Il 6 e mezzo, quindi spot 2, a chi lo diamo? A chi dici che dovremmo darlo? Az. Spot 1. Lo darei a Moad. Quindi il primo, quello che abbiamo pagato di meno. Spot 3, il 7 e mezzo. Il 7 e mezzo lo darei a Fox Studios. Fox, ok, quindi spot 3 abbiamo detto, di conseguenza Creative Hub, spot 4. Adesso io ti dico un segreto, Mohamed Rashid è un editor che era presente anche nel primo video. Il primo editor si chiama Mohamed Draki 748. Quindi ho subito riconosciuto lo stile. Ah. Subito. E posso dirti che sono al 90% sicuro che il suo spot fosse lo spot 3. Spot 4 sono d'accordo con te. E poi abbiamo lo spot 2 da 6 e mezzo, lo darei anch'io ad Az. E lo spot 1, quindi da 7, lo darei a Fox Studios. Dado, è il momento della rivelazione. Lo spot 1 che ha beccato il 7 di voto, di chi è? Az. Ok, già sbagliato, tutti e due abbiamo sbagliato, porca troia. Az, wow. Sono abbastanza sorpreso, pensavo che mi facesse un lavoro più di schifo. Spot 2. Spot 2, siamo su Fox Studios. Vecchio! Mamma mia, delusione. Che vedi, delusione! L'avevo detto, te l'avevo detto, è così. Cioè, quelli pagati di più, eh? Sì. 150, ma anche l'altra volta. Spot 3. E lui è Mohamed, sono sicuro. Confermo tutto. Let's go. Mohamed è un grande perché mi scrive i cuoricini su Five. In più mi ha detto che ha un amico italiano, lo salutiamo, che ha visto il video di quella volta. Sì, sì. Quindi sapeva che doveva dare il massimo Mohamed. Sì, ma è quello che hai pagato di meno. Scusa. Sì, ma vecchio, non costa... L'ultima volta l'ho pagato 9 euro tipo. E mi ha tirato fuori una bomba. Mohamed top G. E l'ultimo quindi rimane Creative Hub. Mohamed, un applausone pazzesco. Sempre il migliore. Mohamed. Fantastico. Fox Studios, ritiratevi. Veramente. Ritiratevi, toglietevi da Fiverr. E gli altri due ci sta. Ads e Creative Hub. Un applauso proprio. Bam. Uno. Ok. Allora raga, adesso vi diremo anche qual è l'età di Christian. Prima però... Le vedete queste tre maglie spettacolari? Lo sapete perché abbiamo creato questi spot? Perché in questo esatto momento, ore 19, sono disponibili sul sito le nuove t-shirt e poi... Le canotte. Le canotte e poi... I calzini. I calzini e basta.
Quindi attualmente sul sito per 72 ore, 3 giorni, non un minuto singolo in più, saranno disponibili nuove t-shirt, canotte e calzini della nostra linea di abbigliamento che si chiama Braver. Questo drop lo faremo in pre-order. Questo cosa vuol dire? Che voi fate l'ordine, scegliete la vostra taglia, scegliete il colore di maglia che volete e dopodiché noi lo produrremo in modo da creare esattamente i pezzi che volete avere. Una cosa, abbiamo una disponibilità limitata di produzione. Quindi non possiamo fare tutte le magliette del mondo, abbiamo una disponibilità limitata prima che si esauriscano le scorte, quindi clicca il link in descrizione e vai a vedere sul sito perché non vuoi perderti l'occasione. Un'altra cosa da dire è che questa linea di abbigliamento non verrà più prodotta, è l'unica chance che hai, 72 ore di tempo, ti lascio il link in descrizione, grazie del supporto, Lion. Quanti anni ha Christian? Diglielo tu. 32. Avete presente quel coglionazzo di Brian Johnson? Non ha capito niente, lui voleva ringiovanire. Io ho la fonte della giovinezza accanto. Raga, grazie per essere stati in questo video. Grazie a questi due fantastici collaboratori pazzeschi. E vi dico un'altra cosa, fiondatevi il link in descrizione. Le maglie sono, ripeto, limitate. Grazie mille di essere stati in questo video. Ci vediamo nel prossimo.